Ricordiamo in questa Santa Messa i nostri cari defunti, in modo particolare l'anniversario di Indolfi, Carmine e Virginia, l'anniversario di Ramona Napoli, defunti delle famiglie Napoli e Cassone, suffragio di Cardasciotto Salvatore, Madre Maria, Cardasciotto Michele, Purimeni Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace e l'amore di Dio nostro Padre sia con tutti voi. E con il suo Spirito. Ricordiamo l'annuncio del profeta Isaia: oggi su di noi splenderà la luce, perché è nato per noi il Signore. Dio onnipotente sarà il suo nome, principe della pace, Padre dell'eternità. Il suo regno non avrà fine. È la nostra fede, è la nostra gioia, è la nostra speranza. È nato per noi un bambino, il Figlio di Dio. Noi crediamo in questo bambino, noi siamo salvati da lui, noi accogliamo la sua nascita nel nostro cuore per rinascere alla vita nuova che è venuto a portarci. La prima cosa che facciamo davanti al Signore è riconoscere le nostre fragilità, le nostre debolezze, i nostri peccati e chiederne umilmente perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna.
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis. Gloria, gloria, preghiamo, Signore Dio Onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo verbo fatto uomo, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Libro del profeta Isaia. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo procede. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Thank you.
una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza, per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore.
principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Chi è questo Verbo? È il Figlio unigenito del Padre, che dall'eternità esiste. E nel tempo il Verbo si è fatto carne, è diventato uomo. Ecco il Natale. Il Natale è Dio, Figlio di Dio, che è diventato uomo nel grembo di Maria ed è nato a Betlemme. Nel Vangelo c'è l'annuncio dell'angelo ai pastori. Oggi è nato per voi un bambino. Questo sarà grande. Il regno di Davide, il suo regno non avrà fine. Andate, lo troverete. Ecco il segno. Troverete un bambino che giace in una mangiatoia. E i pastori sono andati, hanno creduto a questo annuncio, hanno visto quel bambino, hanno gioito, hanno creduto che era il Salvatore e hanno proclamato a tutti questo grande evento, è nato. E da quel giorno in poi, ecco che la Chiesa celebra il giorno della nascita, il Natale di Cristo, perché da quella nascita le cose sono cambiate. Per noi uomini e per la nostra salvezza, diremo nel credo. Ecco, è venuto per noi uomini, per ciascuno di noi, per la nostra salvezza. Per noi, Figlio benedetto del Padre, che è venuto a portare la benedizione a noi e a rendere anche noi benedetti. Figlio eterno del Padre, che è venuto a rendere anche noi figli del Padre. Figlio amato del Padre, prediletto del Padre, che in sé ha voluto unire noi perché diventassimo anche noi amati e prediletti del Padre. Quale parola ci dice il Natale? Guardando quel bambino di Betlemme, quante cose ci dice, ma una parola, la più importante, ti amo, ti voglio bene, sono venuto per te, sono venuto perché tu sei importante ai miei occhi, tu sei una creatura di Dio, tu sei chiamato alla vita eterna, tu sei chiamato a vivere in comunione con Dio attraverso di me, in Cristo Gesù. Allora questa parola ci fa capire che c'è un amore infinito di Dio. Dio è amore, non può che amare. E gratuitamente, questa notte la seconda lettura diceva, è apparso la grazia, la misericordia di Dio in Cristo Gesù. Ci ha amato gratuitamente, è dono di Dio Gesù. Non ci ha dato delle cose, ci ha dato il suo Figlio a gratis, grazia, perché in Lui diventassimo anche noi grazia. Amore gratuito, amore incondizionato. Dio non ci ama perché noi siamo buoni, tutt'altro che buoni. Dio ci ama non perché noi lo meritiamo, tutt'altro che meritiamo. Dio ci ama perché è amore infinito e sa che amandoci ci salva. Amandoci noi crediamo a Lui e ci apriamo al suo amore. E la sua presenza ci redime, ci toglie dall'egoismo, dal peccato, ci rende creature nuove. È un amore che salva. Per noi uomini è venuto. E dove lo vediamo questo bambino? Il segno dato ai pastori, un bambino adagiato in una mangiatoia. La mangiatoia in latino si dice presepium, presepium, presepium. In questa mangiatoia Gesù è stato deposto, bambino, infante. E cosa ci dice questa mangiatoia? In questa grotta, in questa povertà, in questo squallore, ci dice la situazione umana, noi povere creature, nel buio della notte, delle nostre tenebre, del nostro non sapere talvolta il senso della vita, non conoscere Dio.
Cosa ci dice lo squallore di una grotta, la nostra povertà esistenziale, il nostro essere povere creature, magari macchiate dal peccato, dall'egoismo, incapace di aprirci a Dio e ai fratelli, come conseguenza del peccato originale, purtroppo. Ma ci dice che Lui è venuto in questa mangiatoia, in questa grotta, per portarvi luce, per portarvi redenzione, per portarci salvezza. E in questa mangiatoia incontriamo Gesù che si fa nostro cibo, ci annuncia la parola di Dio che illumina le nostre menti, riscalda i nostri cuori, ci nutre perché noi possiamo vivere da figli di Dio. E nell'Eucaristia dirà: prendete, mangiate questo mio corpo. Quando nel 1223 Francesco d'Assisi, reduce da un pellegrinaggio in Terra Santa, volle anche lui a Natale fare l'esperienza del Natale e aggregò in quella grotta dove c'era la mangiatoia, con il fieno, dove alcuni pastori vennero con le loro fiaccole e c'era anche l'asino e il bue e c'era anche il sacerdote che celebrava la messa sulla greppia, sulla mangiatoia. Francesco piangeva di gioia vedendo quel bambino, l'immagine di Gesù, che gli ricordava il primo Natale, quel Natale che lui visivamente desiderava contemplare, toccare, sperimentare, perché potesse meglio comprendere il grande amore di Dio che ci ha dato nel suo figlio Gesù, potesse anche capire la debolezza, la fragilità umana, la povertà che ha bisogno di essere arricchita da Dio. E noi da quel giorno in poi i nostri presepi, piccoli o grandi, ci ricordano proprio questo, questa presenza di Gesù in una mangiatoia per venire a salvare gli uomini poveri, bisognosi di redenzione e di salvezza. Ma in questa mangiatoia c'è un bambino. E il bambino è la persona più fragile, ha bisogno di tutto, dipende dai genitori, dalla mamma. Gesù ci dice che noi dobbiamo essere attenti agli altri, ai più fragili, ai più poveri, a quelli che magari hanno nessuno. E qui il grande messaggio del Natale che stentiamo a capire. A vivere il Vangelo non è facile, ma Gesù ci dice che saremo Suoi discepoli se noi facciamo come ha fatto Lui. E desidera che noi, accogliendo l'amore di Dio, credendo all'amore di Dio, diventiamo capaci di amarlo attraverso il prossimo, attraverso gli altri, attraverso gli ultimi. Il Papa ha parlato ieri sera degli scartati, quelli che nessuno considera e quelli invece che Dio ama e che affida alle nostre cure. Davanti alla grotta di Betlemme c'è quel bambino nudo, povero. Vorrei leggere una paginetta che forse conoscete ma ci aiuta a meditare. Dice Dio: sono nato nudo perché tu sappia spogliarti di te stesso. Sono nato povero perché tu possa considerarmi l'unica vera ricchezza. Sono nato in una stalla perché tu impari a santificare ogni ambiente. Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me. Sono nato per amore, perché tu non dubiti mai del mio amore. Sono nato di notte, perché tu creda che posso illuminare la tua vita e qualsiasi tua situazione, anche quella dolorosa. Sono nato persona, dice Dio, perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.
povera creatura. Sono nato uomo perché tu possa essere Dio, figlio di Dio. Sono nato perseguitato perché tu sappia accettare le prove, le croci, le difficoltà della vita. Sono nato nella semplicità perché tu smetta di essere complicato, orgoglioso, presuntuoso, arrogante, pieno di sé. Sono nato nella tua vita, dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre. Ricordiamoci, Gesù è nato per noi. Ci è lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Accogliamo la sua presenza, affidando al Padre le necessità della nostra vita. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Principe della pace, dona alla tua Chiesa di accoglierti con gioia e di testimoniare ad ogni uomo che tu sei la salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Luce delle genti, apri gli occhi di chi guida e governa le nazioni, dissipa le tenebre del mondo, accompagna il cammino dei popoli. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Amico dei poveri, molti soffrono,
anche in questo Natale. Aiuta le famiglie divise. Conforta i malati e i carcerati. Consola chi è in lutto. Proteggi chi non ha una casa e una terra. Preghiamo. Ascoltaci. Verbo del Padre e pane della vita. Poni la tua tenda nella nostra comunità. Ispirami i propositi e le azioni. Donaci la pace, la tua gioia, illumini i nostri giorni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, effondi su di noi il tuo spirito, perché partecipiamo ai tuoi doni di grazia. La memoria annuale della tua incarnazione illumini le nostre menti e renda generosi i nostri cuori. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ascoltaci, o Signore. Affidiamo la misericordia del Signore le anime dei nostri cari defunti, in modo particolare di Carmine e Virginia, di Napoli, Ramona, i defunti delle famiglie Napoli e Cassone, di Salvatore, di Maria, di Michele e di Polimene Maria. Il Signore le accolga nel suo regno di luce, di pace, di beatitudine eterna, preghiamo. Padre, rinnova in noi la gioia del tuo amore per poter annunciare e testimoniare ad ogni uomo la buona notizia della salvezza per Cristo nostro Signore. Oh,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva da te questo sacrificio, all'ordine del suo nome, perché vediamo di tutto il suo sacrificio. Le nostre offerte, o Padre, siano degne del mistero che oggi celebriamo. O che nel Natale ci ha rivelato il Cristo uomo e Dio, fa che nel pane e il vino da te consacrati partecipiamo alla sua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nel mistero del Verbo incarnato. E apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è Signore, Dio dell'universo, incendi la terra. Sono pieni della gloria, Osanna, Osanna, Osanna nel alto dei cieli. Benedetto colui che viene, nel nome del Signore. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere i santifichi dell'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre il tuo nome e il sacrificio per te. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questo mistero. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, presi il calice, ti resi grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Proclameata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Vincenzo, San Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Riconduci a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti, che in pace con te. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Thank you.
Preghiamo. Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto, guidaci, Signore, alla vita eterna, perché possiamo gustare la gioia senza fine, con la sempre Vergine Maria, che veneriamo amata di Cristo di tutta la Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, inclinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi ricordi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per l'intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria Santissima Madre di Dio, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Amen.